Venerdì 14 giugno 2024 a Visfano ha invitato le nostre telecamere in un evento particolare dedicato alla giornata mondiale del donatore. Sarà un pomeriggio di tanti appuntamenti, di consegne particolari. Noi con le nostre telecamere non potevamo mancare in questa che è una delle location più belle del nostro comune di Fano. Ed è una poesia di un poeta del Camerun, nato nel 1952, vivente. Dice così: chi può versare sangue nero, sangue giallo, sangue bianco, mezzo sangue? Il sangue non è indio, polinesiano, inglese. Nessuno ha mai visto sangue ebreo, sangue cristiano, sangue musulmano, sangue buddista. Il sangue non è ricco, povero o benestante. Il sangue è rosso. Disumano è chi lo versa, non chi lo porta. Quindi è un tema, direi, che si addice perfettamente a questa giornata e io ringrazio tutte le persone qui presenti. Vi ringrazio per quello che state facendo, perché i donatori rispetto a, diciamo, a tanti altri cittadini sono, passatemi il termine, privilegiati, nel senso che sono controllati, e questo è un grande plus che deve incentivare anche le persone a continuare a donare, ad andare a donare. Non ci fermiamo alle analisi del sangue, si sta ampliando questo servizio che Avis insieme all'azienda sanitaria territoriale ha iniziato a fare, quindi benvengono queste iniziative, continuate così perché è importante veramente far sì che i nostri donatori vengano tutelati il più possibile. È presente anche il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ne ho letto in questo pomeriggio importante dedicato ai donatori. Sì, un momento importante, Avis è sempre molto attiva e devo dire che anche io questa mattina, oggi è la giornata del donatore, ho donato il plasma, sono un donatore da quando ho 18 anni e spero che tante persone seguano il mio esempio, visto che oggi ho anche l'onere e l'onore di essere il sindaco di Fano. E detto questo, l'iniziativa è molto importante anche perché coniuga tante professionalità che abbiamo all'interno del nostro ospedale Santa Croce, della nostra azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, quindi è un momento importante anche per i donatori, perché comunque una delle peculiarità di ogni donatore è essere visitato ed essere controllato ogni anno, quindi è importante la donazione per il gesto che si fa per le persone che aiuti senza nemmeno conoscerle, ma dall'altro canto è anche una forma di tutela per le tante persone che donano perché sono controllate. Avis ogni volta si trova qualcosa di nuovo e devo dire che questa collaborazione sia con il reparto di urologia sia con il reparto di ginecologia sono due collaborazioni molto importanti che devono continuare anche nei prossimi anni. Ecco, noi Regione Marche abbiamo la possibilità di dare ai nostri pazienti, cioè ai pazienti che soffrono di queste patologie, quasi tutto il plasma che noi produciamo, che i donatori donano, perché quello viene lavorato e poi ci viene restituito e dato a quei pazienti che ne hanno bisogno. Questo non succede in altre parti d'Italia, dove viene comprato nel commercio. Ci sono dei paesi che ne producono tantissimo, vedi Germania per esempio, Danimarca, Stati Uniti ne producono tantissimo, e noi siamo un pochino in quella parte lì carenti, ma a livello nazionale, perché la Regione Marche è la miglior produttrice, se possiamo chiamare, o raccoglitrice di plasma, e ne raccogliamo anche lì. Siamo la regione di riferimento perché ne raccogliamo più di 18 kg ogni 1000 abitanti anno. Noi abbiamo superato abbondantemente i 20 kg. Dottor Pazzaglia, sono stati enunciati tanti numeri, tante filosofie di vita, tante belle testimonianze ed è bello sentire anche il punto di vista di chi lavora costantemente nella giornata, dare un bel grazie ai nuovi donatori e anche da chi da sempre dona il sangue e fa questo grande atto di solidarietà. Assolutamente motivo di orgoglio di far parte di questa comunità, perché i numeri che abbiamo nella Regione Marche e in provincia di Pesaro e quindi anche a Fano sono assolutamente numeri positivi, siamo un riferimento nazionale per quello che riguarda la donazione di sangue, non solo di sangue ma anche di plasma, e oggi questa giornata l'ho dimostrato, abbiamo donatori giovanissimi che iniziano a donare, sono diciottenni,
Alcuni sono figli di donatori e questo mi rende molto orgoglioso, perché vuol dire che anche i genitori si sono trovati bene. Generazione in generazione. Si passano di generazione in generazione, ci sono certi casi, abbiamo anche i nonni. I numeri sono veramente grandi, perché noi abbiamo una mole di donazioni ogni giorno che soddisfa assolutamente il nostro bisogno. Quello che manca è forse il plasma, che è una parte del sangue dove dobbiamo ancora lavorare, ma stiamo aumentando anche lì. In conclusione, oggi bellissima giornata, bellissimo momento da ripetere, e grazie a tutti questi donatori, grazie mille. Noi siamo partiti nel 2021 e oggi abbiamo calcolato più o meno che nei nostri ambulatori più di 600 persone hanno avuto la visita urologica. Parlando di attività, facciamo una visita urologica e andrologica, perché molte volte i pazienti non sono ancora in età di prostata, sono in età di riproduzione, quindi viene fatta la visita andrologica e l'ecografia del caso. E poi si instaura un rapporto, perché si instaura un rapporto perché si vanno richiesti gli esami poi noi li rivediamo, possono ritornare. Tutti i giorni abbiamo due o tre posti, ormai da 4 anni, per 3 mesi all'anno, se ricordo bene. Siamo in compagnia del dottor Parri, ecco, è stato un pomeriggio importante dove si è parlato della donazione di Avis, ma anche di questa bella collaborazione per i donatori che potranno appunto fare una visita urologica in maniera gratuita. Ecco, è bello questa anche collaborazione con Avis dal punto di vista di altri reparti. Certo, noi siamo presenti con Avis dal 2021, abbiamo visitato più di 600 persone, c'è ormai un affetto reciproco ed è il minimo che penso una struttura come la nostra possa fare per ringraziare quello che viene fatto quotidianamente da altri. Quindi siamo orgogliosi e contenti di poter fare questo piccolo gesto nei confronti di tutto quello che viene fatto da tutti i donatori. Ecco, sono stati annunciati anche dei numeri, perché dal 2021 si può parlare già di bei dati, insomma, di tante persone che si sono affacciate a questa bella collaborazione. Sì, negli ultimi giorni, preparando questo evento, abbiamo ripreso le fila di tutto, abbiamo visto che abbiamo visitato oltre 600 persone di tutte le età, con un fenomeno di prevenzione sia per quanto riguarda il tumore della prostata che anche per le patologie andrologiche, perché come abbiamo visto stasera, ci ha fatto molto piacere, molti dei donatori sono giovani, quindi ancora non in tempo di prostata, diciamo, ma sicuramente in età riproduttiva. Quindi siamo molto felici di questa situazione. Grazie e buon lavoro. Prego, grazie a voi. Abbiamo delle strutture, delle associazioni, delle opportunità che diffondono cultura. La donazione è cultura, la prevenzione è cultura. Se noi, il fatto che noi abbiamo non genitori che portano figli a donare, abbiamo figli che portano genitori a donare. Questa è cultura. E la cultura è fondamentale nella medicina, ma è fondamentale nella nostra vita. E se noi capiamo questo, capiamo il senso del dono, siamo egoisti com'è per essere solidali, cioè la cultura della solidarietà in tutte le sue manifestazioni è fondamentale. E quindi io credo che noi fanesi, noi sì, possiamo essere molto fortunati, perché abbiamo un sistema fatto di volontari, che cosa vi devo dire, dal punto Avis a tutti i volontari che vediamo nelle manifestazioni, fatti da volontari di donatori che donano, fatti da un sistema sanitario che funziona. Come diceva il dottor Pazzaglia, siamo un sistema, ma non siamo un sistema solo centro trasfusionale Avis, siamo un sistema all'interno di un sistema sanitario, AST, non solo provinciale, regionale. Dottor Claudio Cicoli, da quest'anno anche una collaborazione con il reparto di ginecologia, che subito ha spalancato le braccia ad Avisfano per questa bella collaborazione, per dire ancora una volta grazie. È una collaborazione che noi abbiamo accettato con entusiasmo, e anche perché noi viviamo come ginecologi in un mondo sanitario dove c'è bisogno di sangue continuamente. Basta pensare alle sale parto, dove nel mondo la prima causa di morte per il genere femminile è la morte e l'emorragia postpartum. Per cui ecco, questi donatori che ci offrono, diciamo, questo mezzo che ci fa lavorare in serenità nelle sale parto e nelle sale operatorie, praticamente dobbiamo considerarli come gli angeli, no, del nostro lavoro.
E quando il presidente dell'Avis ci è venuto a trovare, ci ha proposto una collaborazione, era il minimo che potevamo fare, no? E l'abbiamo accolto a braccia aperte e abbiamo praticamente fatto un programma per, non dico incentivare, ma per ricambiare la donazione che le donatrici ci fanno, e dando una poca cosa, offriamo alle donatrici una visita ginecologica, un'ecografia ginecologica e facciamo anche un pap test come segno di prevenzione dei tumori del collo dell'utero. È un gesto, diciamo una poca cosa, che però ecco, è l'inizio di una collaborazione che potrebbe poi nel tempo allargarsi anche ad altre prevenzioni. E io lo interpreto questa giornata come una giornata di due messaggi forti, uno di pace e l'altro di solidarietà. Di pace perché il donarsi, l'essere vicini a chi sta male è un grande messaggio di pace. La solidarietà è proprio, la donazione penso sia uno dei gesti più belli, perché è naturale, è anonimo, è volontario, è gratuito, quindi di più non c'è niente e soprattutto è qualcosa che diamo di noi stessi per gli altri e alcune volte salvi delle vite umane nel vero senso della parola, e penso che sia qualcosa di straordinario. Massimo Seri, sindaco uscente, oggi è stata bella la prima uscita ufficiale di Luca Serfilippi affiancato da Massimo Seri. È stato bello nel pomeriggio il fatto che, anche se ci possono essere delle divisioni in politica di maggioranza e minoranza, la bellezza che Avis unisce sempre. Beh, Avis è qualcosa di straordinario, è un miracolo costante. E questa giornata della donazione unisce anche i due sindaci, l'uscente e l'entrante, perché entrambi siamo stati dirigenti Avis, entrambi siamo donatori di sangue, e non casuali ma donatori costanti, e quindi siamo un esempio anche per le persone che rappresentiamo. La giornata di oggi è una giornata importante, un messaggio culturale forte, è un messaggio di pace, è un messaggio di solidarietà, ma soprattutto donare è veramente importante, è un gesto che non ci costa nulla, è un gesto semplice ma che può salvare delle vite umane, perché non dimentichiamo mai che il sangue è un farmaco ed è l'unico farmaco che non può essere prodotto in laboratorio, può essere solo donato. Ecco, solo questo pensiero uno dice perché non farlo, ecco, noi lo facciamo e invitiamo tutti a farlo, e poi mi fa piacere anche questo testimone che ci passiamo come sindaci anche all'insegna della donazione di sangue. Tesserino alla mano, li abbiamo visti poco fa premiati con foto diritto, e anche una bella intervista con Fono TV in rappresentanza dei tanti nuovi donatori. Ecco, intanto un giro veloce di nomi e anni. Andri, 18 anni. Alessandro, 20 anni. Gabriele, 21 anni. Ecco, insomma, quindi giovanissima età, da poco ha varcata la soglia dei 18 anni, e vogliamo sapere prima di tutto come avete conosciuto Avis e naturalmente perché oggi siete qui. Conosciuto Avis perché principalmente già la conoscevo comunque con i social, tutto, alla fine è un'associazione abbastanza grande. Poi in particolare un giorno sono venuti a scuola e hanno fatto una presentazione molto dettagliata che mi ha convinto, comunque era anche proprio semplicissimo, bastava firmare un foglio, quindi mi hanno contattato subito loro. E da lì è andata avanti, e si è arrivato qua. Sì, sono andato qui, tanto alla fine del tempo c'era, ho detto perché no. Com'è andata con Avis? Molto bene, io l'ho conosciuta tramite un incontro in particolare che è proposto proprio per i giovani di tante età diverse, ecco, e quindi era proprio un'occasione di mettersi in gioco, ho detto perché no, ecco, e iniziamo questa bella avventura per gli altri. Ecco, ancora com'è nata questa storia con Avis? Beh, inizialmente li ho conosciuti perché sono venuti in assemblea a scuola quasi 4 anni fa. Poi successivamente con l'università ho avuto da fare e ho deciso fine dell'anno scorso di iniziare questo gesto. Con una semplice domanda che ti sei fatto: perché non donare? Perché non donare, appunto, sì. Ecco. Questa è una domanda che facciamo anche a chi ci sta guardando da casa, magari i ragazzi che da poco 18 anni dicono perché non donare. Grazie ragazzi e buona continuazione, buona estate, e viva Avis come sempre.
detto che purtroppo non potevo più fare una cosa che mi piaceva, un po' ci sono un po' rimasto male, ma giustamente come tutte le cose devono essere fatte per il bene, no? Proprio prima di tutto e poi per gli altri. Quindi sono stato contento che l'Avis oggi mi ha voluto qua, mi ha consegnato comunque, mi ha fatto rimanere nella propria famiglia. Come CSI ci siamo sempre impegnati, ci impegneremo sempre a trovare nuovi donatori. Gesto di solidarietà e anche di coraggio, devo dire, perché si affrontano le proprie paure anche donando, perché un ago così grande, devo essere sincera, insomma la prima volta che l'ho visto poi mi sono spaventata. Sorvola. Sì, mamma mia, no, non bisogna pensarci in quel momento assolutamente, però insomma è un gesto di coraggio e di generosità. Presidente Franchini, un pomeriggio importante in questa bella location a Fano, consegnati i nuovi tesserini, ma soprattutto rafforzata anche una bella collaborazione con due reparti del nostro ospedale. Ecco, vogliamo sapere un po' come è nata questa iniziativa particolare. Beh, noi nei confronti dei donatori e delle donatrici ci comportiamo come delle persone che devono coccolare chi dona sangue, perché indubbiamente chi dona sangue fa un gesto generoso, volontario, dona una parte di se stesso. Questa è una cosa che bisogna sempre tenere in considerazione, perché mai succede che quando uno dona un qualcosa a qualcuno non si aspetti un contraccambio. In questo caso invece no, chi dona lo fa spontaneamente e generosamente. Allora nei confronti delle donatrici e dei donatori non si può non pensare di restituire qualcosa. Quindi come Avis negli anni scorsi pensammo di incrementare il rapporto di prevenzione, quindi prendemmo accordi d'intesa allora con l'azienda sanitaria, prendemmo accordi con il reparto di urologia, perché sperimentammo la possibilità di una visita urologica nei confronti dei donatori che in quel determinato mese avessero fatto la donazione e quindi desiderassero poi sottoporsi ad una visita urologica. Questa attività è andata avanti con l'estremo consenso, io devo ringraziare moltissimo la struttura ospedaliera, in particolare l'urologia, con l'estremo consenso dei medici che hanno fin dal primo anno visitato gratuitamente nella parte terminale della loro attività lavorativa i donatori, ed erano più di 200 il primo anno, quindi fu un risultato eccezionale. E d'altra parte avevamo anche il consenso del primario, il quale dice: se c'è una persona sana, non succede che magari con l'evolversi della situazione poi si creino delle patologie per cui c'è bisogno di sangue. In questo caso si risparmia. È bene che porta bene, insomma. È bene che porta bene, quindi a questo punto, rafforzata questa sperimentazione, abbiamo pensato di allargarla anche al settore femminile, con delle intese con il dottor Cicoli, sempre con la preventiva accettazione del progetto da parte dell'AST numero 1, e quindi quest'anno abbiamo raddoppiato, sì. E quindi, ma quello che sta succedendo è che i medici hanno espresso veramente anche gratitudine per questa nostra iniziativa, e quindi io credo che possa essere un'iniziativa foriera anche di ulteriori sviluppi che vanno al di là dell'Avis comunale di Fano e possano un po' riguardare tutta l'AST numero 1. Io credo che i donatori e le donatrici non possano non riconoscere l'attività proprio promozionale che dà, a mio avviso, degli enormi risultati, come è apparso poi questa sera. È stata una serata, a mio avviso, ricca di emozioni, perché di tante testimonianze vere, ci sono state veramente testimonianze vere, ci sono stati anche racconti di persone che hanno
incontrato, no? la prima donazione, magari con lo stupore, la perplessità, eccetera, e poi hanno vissuto con orgoglio la donazione stessa. Poi ascoltare che un 2004, un ragazzo nato nel 2004, 2005, addirittura 2006, indica veramente che la catena, no, della solidarietà può continuare, la staffetta fra le generazioni può continuare, perché chiaramente noi vediamo che arrivati ai 65-70 anni il donatore inevitabilmente termina il percorso donazionale. Allora dobbiamo ricostruire dal basso e riuscire a convincere i giovani nelle dinamiche dei comportamenti attuali, nell'immaginifico generale per cui il giovane è comunque una persona irresponsabile, eccetera. Invece riuscire a convincere, vedere che sono responsabili, che partecipano, eccetera, cioè, significa che comunque c'è una parte sanissima della società che deve essere riconosciuta e rispetto alla quale un presidente Avis come me, insomma, non può non applaudire. Questo è un classico, l'abbiamo sempre donato ai nostri sindaci, quindi vediamo un po' se la taglia è giusta. Una M? No, ma se il potere non ingrassa, non lo so. Sì, sopra la giacca, va bene, va benissimo, vai. Sei dei nostri, va bene. Io credo che uno dei momenti più belli, tra i tanti insomma che ci sono stati in questo incontro, è l'orgoglio e la gioia di ogni donatore nel momento in cui veniva qui a prendere il suo tesserino, perché lì si suggellava non solo la solita parola che diciamo, l'entrata nella nostra famiglia, ma la sostanza di entrare in un gruppo dove ci si sente parte di questo gruppo ancora prima di entrare, perché questo è il grande lavoro che fa l'Avis, quello di farti sentire parte di un gruppo perché anche solo stai pensando di fare qualcosa di grandioso. Perché questo è il lavoro che si fa nelle scuole, che si fa quotidianamente per le strade, che si fa nelle famiglie, che si fa con qualunque persona abbia il desiderio di pensare agli altri, al di là che poi lo possa o no veramente fare. E quindi nel momento in cui arriva qui, effettivamente sa che può donare, che effettivamente può unirsi a quello che è il gesto che qui viene fatto su tanti eventi, su tante iniziative. Ti piace lo sport? Lo fai sullo sport. Ti piace sulla scuola? Lo fai sulla scuola. Ti piace su qualunque attività possa essere passione di quella persona, diventa un'attività che in Avis puoi fare. E siamo arrivati al termine di questo speciale dedicato ad Avis Fano, un bel pomeriggio in una splendida location, e vogliamo concludere insieme ai tantissimi volontari che come sempre ci mettono la faccia, anche in questo speciale ci mettono la faccia, sono pronti ad accogliervi a braccia aperte, anche a chi ci sta guardando da casa. Concludiamo questo bello speciale dicendo viva Avis! Viva l'Avis! Viva l'Avis!